L'attività del Consiglio regionale è ripresa dopo la pausa natalizia con l'esame del provvedimento per la riqualificazione della spesa dell'ente. Il 13 gennaio sono stati discussi e approvati i primi 9 articoli. L'Assemblea ha poi approvato 3 documenti, rispettivamente per la chiusura del CIE di Torino, a sostegno dell'attività lavorativa dei detenuti delle mense carcerarie e, l'ultimo, di condanna della manifestazione NOTAV dello scorso 6 gennaio. Si è riunito il CAL, Consiglio delle Autonomie Locali, che ha dato parere favorevole al regolamento per il versamento dell'annualità 2014 del canone di concessione delle acque minerali. Nella prossima seduta inizierà l'esame su bilancio, finanziaria e regolamento cimiteri. È stato firmato il protocollo d'intesa per l'accesso radiofonico e televisivo tra Corecom e Rai Piemonte. Gruppi, enti e associazioni potranno produrre, anche con l'aiuto gratuito della RAI, trasmissioni di 5 minuti, poi trasmesse sulle frequenze piemontesi. Premiati a Palazzo Lascaris i giovani giornalisti vincitori dell'ottava edizione di Piemonte Mese, che quest'anno ha contato la partecipazione di 149 articoli, con autori provenienti da diverse regioni italiane. 27 pietre d'inciampo a Torino. Collocate dall'artista Gunther Demnig in memoria delle vittime del nazismo, anche il Consiglio regionale era presente alla 50.000esima installazione in memoria di Eleonora Levi in corso Massimo D'Azeglio. Prosegue collezioni minime a Palazzo Lascaris in collaborazione con il Museo regionale di Scienze Naturali. Alcuni esemplari di ammoniti fossili risalenti a circa 170 milioni di anni fa sono visibili in 2 vetrine nell'atrio del palazzo, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18.